colpi tonto, inciampare, cadere per poi rialzarsi. È questa il credo del Nardò, il credo del Toro che ha perso, è vero, a Francavilla. Ci siamo quasi, la marcia in più di quest'anno della squadra di Mister Ragno che continua a stupire. Ci siamo partiti. Maffei, uno contro uno con De Giorgi. Maffei calcia sul primo, la tiene lì, Viola. Primo squillo del Bitonto. Attenzione allo scarico, Maffei si coordina e calcia, palla che non è andata altissima. La rincorsa breve, parte Montinaro a scavalcare la barriera con la deviazione e allora calcio d'angolo. Rimasto dietro solo Fedel, va Montinaro, palla girata in porta da De Giorgi, comoda per Petrarca. Qui era riuscito ad andare via anche molto bene Ferreira, poi raddoppiato, visto strappare il pallone. Fedel la mette in mezzo dal nulla, un colpo di testa, molto debole di Enojonai, ma è comunque un'occasione che ha accompagnato all'uscita. Allora termina qui il primo tempo, 0-0. È cominciata la ripresa, Montinaro a giocare il primo pallone, Lanzola ad allargarlo per Polichetti. Va lungo Polichetti a cercare una sponda di Adai che arriva in zona Orlando, la mette giù, la conclusione! Eneo Jonai per il vantaggio del Toro, arrivato tutto all'improvviso con una grande costruzione, la sponda di Adai, la controsponda di Orlando, il sinistro vincente di Eneo Jonai. Si muove Montinaro, Polichetti va con le mani lunghe, ancora Adai a girarla, Jonai perde l'attimo, poi arriva Orlando che calcia forte, palla larga, ma è un altro Nardò quello sceso in campo nella ripresa. Fedel va via con una finta di corpo, può metterla a rimorchio Fedel, Ferreira, il velo per Jonai, di là c'è Montinaro, gioco di gambe di Jonai, giocata pazzesca di Eneo Jonai che fa 2-0, se ne va nello stretto in mezzo a due e poi trova l'angolino. Eneo Jonai e la sua partita. Ferreira uno contro uno, prova a danzare il brasiliano, a cercare Adai che va giù, calcio di rigore per il Nardò. Non ha nemmeno protestato il Bitonto. Parte Montinaro e sono tre! Montinaro trova la prima magia in maglia granata su calcio di rigore. Occhio all'avanzata del Bitonto che lo fa con Figlioli allo scarico a rimorchio per la conclusione deviata, sarà calcio d'angolo sul pallone Lucchese. Va sul secondo palo Lucchese, il colpo di testa che arriva e la palla che si spegne alta sulla traversa. Calcio d'angolo battuto dentro, il colpo di testa, pallone che non esce di molto. Ci ha provato Corrado che era entrato da poco, ma il campo è finito come è finita la partita. Questo Nardò non è una squadra, è una corazzata. Il 3-0 in 5 minuti della ripresa, un 2-3, il Nardò la chiude e poi può rilassarsi. Il Bitonto di fatto da quel momento non ci prova mai.